Salve a tutti e benvenuti sul canale di MBMax001. Oggi parleremo di un tema molto importante e molto ricorrente in Italia oggi, cioè l'Iliad Box e l'offerta Iliad di 15,99 euro. Ma prima, via con la intro. Prima di incominciare, volevo consigliarvi di iscrivervi sul canale di Instagram e qui su YouTube per rimanere sempre aggiornati sui video che arriveranno. E se volete iscrivervi a Buy Me a Coffee o a Patreon, oppure volete fare una donazione, qua ci sono i link sotto in descrizione, c'è tutto. Oggi parleremo di questo tema molto ricorrente che, diciamo, ha fatto anche abbastanza scandalo, anche perché è una cosa molto nuova, molto diversa e anche con un prezzo veramente veramente competitivo. Quelli più inesperti diranno: wow, me lo faccio subito. Quelli un po' più scettici avranno detto: sì, ma dov'è la fregatura? Oggi vi spiego un po' tutto e vi spiego anche perché non è esattamente una fregatura o una veramente una truffa. Comunque, volevo anche consigliarvi di scrivere qua sotto nei commenti e di essere liberi nel scrivere commenti, anche perché in questo tema ci sono molti problemi che più avanti andrò ad elencare, e se li avete e avete risolto, oppure se li avete e qualcuno li sa risolvere, qua sotto scriveteli nei commenti tranquillamente, oppure se per caso c'è un video, un commento aggiornamento, quindi che riguarda il mio video, riguardo agli aggiornamenti di Iliad e quant'altro, lo appunterò, lo farò diventare come commento più evidenziato. Allora, intanto questa offerta è stata molto molto risentita sul fatto di questo prezzo assurdo senza vincoli e senza costi nascosti. Quindi questo 16 euro più 40 euro di attivazione di tutti i vari servizi. Allora, intanto sono 16 euro per chi è un utente Iliad con il pagamento automatico, quindi chi avesse una scheda Iliad sul proprio telefono, oppure se qualcuno lo volesse fare ora, sarebbe 20, 16 euro più 8 euro di no, più per esempio 10 euro per la schedina, quella da 120 giga, sarebbero 26 euro. Che comunque sempre meno della TIM e della Vodafone, che loro tipo dicono sì 21 euro, poi sono 30 euro dopo 12 mesi. Per chi non fosse abbonato o chi non avesse una scheda Iliad, il costo sarebbe di 24 euro, no, di 24 euro, 23,99, sempre meno degli altri, della concorrenza, che appunto non è esattamente quello che viene scritto sul fatto di nascondere i vari, cioè senza vincoli e costi nascosti. Possiamo dire sì, non è nascosto, però è scritto in piccolino, un po' come tutte le varie aziende. Io dico questo, tutte le aziende ti inculano, tu devi cercare quella che ti incula meno. Sul fatto dell'idea, della rivoluzione, appunto, che il prezzo rimane fisso, cioè se tu paghi 16 euro adesso, pagherai 16 euro tra 10 anni. È una politica che ha ispirato molte persone e, per esempio, come me, si sono creati questa affidabilità da parte dei clienti Iliad sul fatto che se tu paghi 6 euro, io per esempio pago 6 euro con 30 giga minuti SMS limitati, non pagherò altro. E questo ha veramente ispirato moltissima gente. Arriviamo sul pezzo forte. Perché 16 euro o comunque un prezzo così basso rispetto alla concorrenza? Beh, perché intanto parliamo di una diversa tecnologia sul fatto della connessione internet di fibra, che non si parla di GPON, cioè quella che hanno TIM, Fastweb e così via, da parte delle varie compagnie, che arriva a 1 gigabit, ma si parla della tecnologia EPON, che è molto diversa, specialmente con i costi per i vari server dell'ISP, cioè in poche parole dalla vostra casa passa tutto il cavetto di fibra, vabbè, arriva negli armadietti, arriva in centrale. C'è un video
fatto molto bene. Vi lascio comunque qui il canale di questo ingegnere delle telecomunicazioni, perché è veramente veramente bravo e ha spiegato molto molto bene in quasi 20 minuti di video questa, la differenza tra questo tipo di tecnologia. Ci sono molti video su YouTube che parlano della instabilità della rete Iliad che non arriva a 5 gigabit, però state attenti che ci sono molte persone che abitano in grandi città come Milano, Bologna, Torino, dove la tecnologia è diversa e di conseguenza, anche con scritto su Iliad, la velocità massima sarà solo e solamente di 1 gigabit al secondo in download e 300 megabit in upload. Facciamo finta che ci è arrivato tutto l'Iliad Box, perfetto, carino, e colleghiamo. I 5 gigabit non saranno sfruttabili su un'unica banda, cioè per esempio 5 gigabit che vanno sia sull'Ethernet sia su Wi-Fi, ma saranno divise in due porte da 1 gigabit, una porta da 2,5 gigabit e i 500 megabit per i Wi-Fi. Attenzione però, è un Wi-Fi 5, non un Wi-Fi 6, che comunque, diciamo, il Wi-Fi non è ni per niente male, però avete sempre un Wi-Fi 5, non un Wi-Fi 6. Il vero problema è che Iliad è arrivata troppo presto riguardo alla tecnologia, perché ci sono pochissimi, se non nessun dispositivo modem router che possa accettare la tecnologia EPON. Di conseguenza siete quasi costretti a comprare delle modem, l'Iliad Box. E oltre al fatto del wifi, è che quante persone di voi, scrivetelo pure nei commenti, hanno una casa cablata? Pochissimi, io per esempio non ce l'ho. Quanti di voi usano solo e solamente dispositivi wifi? Quanti di voi sanno poco o nulla riguardo al wifi e vogliono, però siete comunque una famiglia numerosa? Questi sono vari problemi e diciamo che l'informatica e questa tecnologia dell'internet si sta evolvendo e di conseguenza bisogna far evolvere anche un bel po' di persone, ecco. Però non è questo il caso, non è questo il video. Poi ovviamente, poi ovvio, se sfruttate massimo 1 gigabit rispetto a 5 gigabit, siete comunque avvantaggiati perché pagate solo 16 euro invece che 29,99 rispetto ad altre compagnie. Questa fase del video sarà dedicata solo ai problemi che, ahimè, molte persone hanno riscontrato in questo mese. Il primo, sfortunatamente il più famoso, è lo step 3, che passa dal 3A, 3B e 3C e 3D. In poche parole, questo step manda dei pacchetti, possiamo chiamarlo così, alla centrale di Iliad e poi la centrale di Iliad manda dei pacchetti al modem, diciamo per creare il collegamento e di conseguenza collegarmi alla WAN. Possibili soluzioni, tra cui il 3C e il 3D, sono provare a spegnere e riaccendere, secondo, provare a invertire la bretella ottica, terzo, provare a resettare il modem wifi, non c'è un tastino, però appena lo accendete con la scritta Iliad toccate il tastino, i quattro tastini, destra, sinistra, finché non vi fa entrare nel menu, nelle impostazioni del modem e poi fai reset di fabbrica. Se non funziona neanche questo, bisogna cambiare l'Iliad Box perché nella maggior parte dei casi è proprio l'Iliad Box a dare il problema. Comunque, se avete altri problemi, scrivetelo qua sotto nei commenti. Via Wi-Fi il ping sarà relativamente alto, parliamo di 32 millisecondi e 27-28 con l'Ethernet, anche se si è collegati appunto con la Gigabit, perché sembrerebbe che i pacchetti non passino solo in Italia, nella zona che ne so, Milano e ritorno, ma fanno tipo giri strani. Comunque vi lascio i video di Francesco Renzo, i link sono qua sotto in descrizione e parla anche lui molto bene, ve lo consiglio, del contratto di Iliad che vi danno. Leggetelo perché è importante leggere anche quello.
Poi passiamo a un altro problema principale che l'Iliad ha pochi indirizzi IPv4. Di conseguenza il primo 25% ha la fortuna di avere degli indirizzi IP che non cambieranno nell'arco di 25 ore. Non mi ricordo ogni quanto ti cambiano l'indirizzo IP. Anche perché sono 16.000, dovrebbero essere 16.000 porte disponibili e quindi fate un po' voi che 16.000 persone non sono neanche la provincia di Padova. E questa parte finale del video è dedicata alle soluzioni alle soluzioni principali per rendere e per sfruttare al meglio questo dispositivo, Iliad Box, più precisamente i 5 gigabit. Prima cosa è se avete il modem vicino ad un computer o a dei computer, ovvio è sfruttare i 5 gigabit, almeno un gigabit per un computer. Di conseguenza collegarlo a un cavo Ethernet di almeno categoria 5, che poi dovrebbe essere quella che ti danno di default in tutti i modem. Comunque, migliore la categoria, cioè maggiore sarà il numero della categoria, maggiore sarà anche la velocità e migliore saranno le prestazioni. Secondo, quello che ho detto prima, cioè mettere in cascata un altro modem, anche perché così possiamo non andare a saturare il wifi 5 dell'Iliad Box, ma possiamo sfruttare anche il modem, usarlo come access point. E per esempio, chi avesse una casa domotica, oppure chi avesse solo e solamente dispositivi collegati via wifi, diciamo che tutto si semplifica e potete sfruttare invece che solo 500 megabit di download, potete sfruttare 1 giga e mezzo, se non 3 gigabit di connessione wifi, e non è una bruttissima cosa. Poi se avete altre soluzioni da consigliare, scrivetelo qua sotto nei commenti, proprio perché io voglio che questo video sia un aiuto non solo per me, ma anche per voi e per altri che andranno a vedere questo video. Concludo dicendo che l'internet non è più facoltativo, anche perché ne deriva la vita professionale, lavorativa e domestica. E anche il gaming si sta molto più spostando sullo streaming, sulla maggiore qualità e di conseguenza anche minor ping possibile. Tutto si sta evolvendo. Qui in Italia siamo, come sapete, un po' troppo a rilento, però appunto per questo, perché ci sono persone come me e come voi che consigliate, che scrivete nei commenti un consiglio da una parte, un altro consiglio e così via, ci miglioriamo. Detto questo, concludo. La batteria è quasi morta, perfetto. Spero di essere stato utile. Ripeto, scrivete qua sotto nei commenti perché serve, serve, serve. Iscrivetevi ad Instagram per rimanere sempre aggiornati sui video che arriveranno. Mettete mi piace, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun futuro video. Io sarò qui sul canale di AmiMax001 ogni mercoledì alle 17. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!